Ciao, sono Gianni 95, ci troviamo su Candy Crush, secondo episodio di oggi, sia per avvertirvi che, vabbè, con ogni inizio video c'è sempre la news, che vi comunico delle cose che può servire per canale, che vi può interessare tutto quanto. Se vi è arrivata la notifica di questo e state vedendo questo video e non vi interessa questo video, tranquilli che c'è il video di oggi pomeriggio alle 14, questo sarà caricato alle 18, 17, 18. E quindi se non volete vedere questo guardate l'altro, quindi non... Vi ripeto, non disiscrivetevi al canale perché sto facendo Candy Crush, lo sto facendo perché ad alcuni interessa e lo utilizzo come secondo video dei giorni in cui non ci sono live. Ok? Ok, andiamo avanti. Lo devo comunicare subito perché altrimenti la gente qua si lamenta perché faccio Candy Crush alcuni, altri invece gli piace e devo accontentare tutti, no? Poi sentiamo tutti quanti. Ok, questo livello. Sempre gelatine. Ok. Non so se è la prima volta che incontriamo le liquirizie. Quelle cose lì nere che vedete sono le liquirizie. Praticamente la loro abilità è che se tu le usi le strisce per beccare quelle liquirizie, solo la prima andrà via. E quindi questa è un po' la rottura di scatole, però noi abbiamo le bombe superiori, quindi. Ok. Tipo questa. Con le bombe a striscia andranno solo via solo una, eh? Quindi è meglio fare gli abbinamenti vicino a loro. Allora, qua possiamo fare arancione. Ok. 9 gelatine. Ok, grazie per le esplosioni, ma va bene. Più bombe di così non lo so io. Tanto 3 stelle l'abbiamo fatta, a parte che non sono essenzialmente importanti questo gioco. Perché alcuni livelli sono impossibili a fare 3 stelle, ve lo dico io, sono impossibili. Perché li hanno modificati. E praticamente i creatori di gioco un po' possono decidere di modificare un livello in passato. Tipo voglio modificare il livello 30, lo modificano. E lo rendono più difficile. Rendendolo più difficile, basta andare avanti però. E rendendolo più difficile e poi è impossibile fare 3 stelle a questo punto. Loro non calibrano i livelli giusti. Scusa Candy Crush se ti sto offendendo, ma è vera sta cosa. Adesso loro mi banano, mi segnalano perché li sto criticando. Questo è il mio parere, poi cioè, non è che dopo leggiamo i commenti, dopo mi arrivano i commenti durante il video. Ok, perfetto, andiamo avanti. Ehi, qua basta pubblicità. Vabbè, livello 87, 87 è verde, quindi ci sono la frutta da far scendere. Devo far scendere la frutta. Avrei altro da fare in questo momento, però per voi sto realizzando sto video. Se ti fermi, grazie. Ok. Perfetto, altri 6 frutti per scendere. E vabbè, 8 frutti c'erano in totale. Vedi, pian piano i livelli comunque si complicano, aggiungono livelli, aumentano la difficoltà. Perfetto. La nuvola ce la stiamo per scendere, la nuvola c'è questo frutto che c'è lì. Se smette di scendere da solo magari. Non lo so. Se vuoi farmi giocare dimmelo, se no cioè gioca tu. Ecco infatti. Per un attimo si è ingannato, ha laggato un attimo perché stava implodendo tutto. Ecco qua. Bello così. Striscia. Perfetto.
Vai avanti così. Bomba. Ce n'è di roba qua. C'è una tarancione di sopra da fare. Aspetta, fermati. Fermati. Livello, ti fermi, grazie. Ok, grazie, un'altra bomba, ma se ti fermi magari. Ecco, troppo tardi. Non so se l'avete vista, ma lì a destra prima c'era una possibilità di farne un'altra, ma ovviamente il gioco continua ad andare avanti. Vai, vai avanti. Cosa devo commentare qua? Devo stare fermo. Ecco, se ti fermi magari ne faccio un altro. Beh, come non detto. Divine. Ok. Avanti da solo. Tasty. Ci manca la noce che c'è lì sopra, là, il frutto lì. Che non so se effettivamente c'è la noce, ma sembra noce, ma non lo so. Blu. L'ho abbinato con i blu così almeno tutti i blu andavano via e la caramella, cioè il frutto poteva scendere appunto. Perfetto. Non lo sto spiegando per niente perché tanto lo sapete, cioè si capisce, il gioco è semplice lì su. Però lo dico per commentare qualcosa perché non c'è nient'altro da dire e quindi commentiamo qualcosa di intelligente. Va bene, salta, salta questa roba, perfetto. 88. E poi puntualmente arrivano quelli che sono bravi su Fortnite, no? Ogni tanto arriva qualcuno nelle live di Fortnite e scrive, no, sei scarso, non mi iscrivo al tuo canale. Va bene, però, cioè, tranquillo, io non gioco solo Fortnite, probabilmente giocheranno 24 su 24, ma io no, quindi, cioè. Ok, se noi abbiniamo però questa striscia qua. No, questi. Vabbè, ho sbagliato. Adesso esplode tutto, quindi va bene. Va bene. 28 gelatine. Divine. Ok, un'altra bomba. Quelle laterali, quelle qua a sinistra e a destra, non so come buttare giù. Ok, quelle a sinistra non ci sono più. Però in genere se sono proprio incastrate. Se non hai fortuna non le butti giù queste robe qua. Queste gelatine che mancano. Tipo quella che sto avendo io perché a questo punto è così. Ok, ho finito il livello a caso. Neanche sono andato a cercarmi le mosse per finire e togliere gelatina. Cioè, ha fatto da solo. Ha fatto da solo. Salta, salta, vai avanti. Stiamo qua a aspettare 3 anni perché devi far scoppiare con le pesciolini tutto quanto. Vai. Grazie. Perfetto. Dai che dobbiamo arrivare al livello 100. Non oggi, ma ci arriviamo al livello 100. 89. Ok, facciamo 89, poi basta. Poi dal 90 continuiamo il prossimo episodio. Che penso sia domani pomeriggio se riesco a caricare il video. Cavi il video che va avanti con questo gioco qua. Va bene, comunque il video di Crash è durato 8 minuti, quindi nel caso non è neanche tanto troppo lungo da vedere. E è uscito anche un bel video, insomma, ogni video insomma, qua. Mi sto impegnando. Fermati così, bravo che si è fermato così. Questo così. E uno. L'altro così. A posto. Il livello è finito. Sugar Crush. Visto, vedi. Se vedi le mosse, sei abbastanza reattivo, hai ragione, le mosse le vedi. Poi più avanti diventa molto più complicato, cioè non avete idea. Almeno quelli che non ci hanno giocato, insomma. Quelli che ci hanno giocato, certo che non hanno idea, non ho visto i livelli. Ok, va bene.
Obiettivo sbloccato, vabbè, ho fatto la quest. One strike, c'è cioè uno strike. Ok, va bene, non adesso. Basta. Ok. L'unica pecca appunto è che manda talmente tanta pubblicità che dà fastidio al gameplay. Va bene. Abbiamo fatto dall'86 al 89, 4 livelli abbiamo fatto, vabbè, cioè, non le facciamo con tranquillità noi. Comunque vabbè, oggi faccio 10 minuti, magari domani ve ne faccio uno da 20, così per chi ha voglia di vederlo, guarda tutto 20 minuti, chi non ha voglia non lo guarda, così noi avanziamo avanti di livello più velocemente, perché se facciamo 10 minuti, qua di episodi ne vengono fuori, almeno 20 le dimezziamo un po'. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se l'avete guardato, perché dipende se lo guardate, lasciate un bel commento sia qua che nel video di oggi pomeriggio, prima di questo video, un bel commento. Quando avete il giro iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con il prossimo video, o i prossimi due, dipende. A presto!